devo dire, il senso di frustrazione profondo manifestato dall'amico Paolo lo condivido pienamente. Forse ci sarebbe un suicidio collettivo se doveste continuare con queste slide. Ma purtroppo dobbiamo prendere coscienza della realtà. A me incuriosisce molto il percorso che è stato fatto a Bilbao tra le autorità locali e quelle nazionali, perché io penso che ci sia voluto l'apporto di entrambe le forze, diciamo, di governo locali e di governo nazionale. Qui a Taranto il Presidente del Consiglio è venuto la settimana scorsa e ci ha detto, ci ha lasciato come sua testimonianza il fatto che noi siamo città dell'acciaio e città dell'acciaio dobbiamo rimanere. Cioè, noi non abbiamo altra possibilità. È stato detto che ad altre parti c'è il sole, il mare, la bellezza e a Taranto c'è la vocazione industriale. Beh, io penso che sarà molto difficile per Taranto poter uscire da questa situazione se la volontà politica nazionale è questa. Un'altra piccola annotazione che riguarda la realtà politica locale. Il 17 luglio qui abbiamo fatto un appello alla nostra università, per la nostra università, il 17 luglio. Sono passati un bel po' di mesi, abbiamo chiesto l'adesione delle forze politiche locali a livello di comune, ancora non abbiamo avuto la firma. Ci sono stati assensi, ci hanno detto di sì, ma non abbiamo avuto un atto formale da presentare al governo nazionale. E questa è la realtà, quindi non so come abbiano fatto loro, noi stiamo facendo così, ma non ce la facciamo perché non abbiamo il supporto. Allora, come hanno fatto, io mi auguro che ci possa dire qualche cosa in modo tale che poi possiamo anche noi illuminarci e quindi proseguire su una strada migliore. Grazie.